Stavolta forse Cartman ci aiuta. Sì, nel frattempo lui su Instagram sta... Sono fermato dall'autobus, è la strada più veloce. Ok, sta postando, sta postando. Sì, non si sa come faccia a fare entrambe le cose. La prigione scalpita, arrivano gli amici della libertà, si combatte. Oh, bene, finalmente ci scontriamo contro i amici della libertà. Sì, da questa parte eccezionale. La fermata dell'autobus, le missioni di scorta sono le peggiori. È vero, le missioni di scorta fanno schifo. Le odiamo tutti le missioni di scorta, Cartman. Ah, porca troia. Ci siamo, verso Main Street, Petoman. Preparati alla battaglia. Ma chi ha deciso che io mi chiamo Petoman? Lui l'ha deciso. Ah, ok. Dovevamo essere un duo, ricordi, Twig? Sì, Riccardo. Quando lasciate il procione ai suoi amici, dovevi seguirmi. Ma a me loro piacciono. Solo perché avevi dei film tuoi. Oh, sei qui. Vogliono farlo davvero. Super Craig doveva avere dei film prima di Wonder Twig. Altrimenti non aveva senso. Il vostro gruppo non ha senso. Perché sei un traditore e ora sei con dei super traditori. Avete iniziato voi. Pensavate che alcuni eroi meritassero un trattamento speciale? Non abbiamo abbandonato noi il media franchise, Mysterion. Attenzione. Devi ascoltarmi. Cosa? Adesso ti sto parlando telepaticamente. Esci dalla testa, Timmy. Il vostro media franchise fallirà. Guarda in faccia la verità. Voi siete solamente dei coglioni. Si chiama coglioni nella mia testa. Davvero? E va bene, figlio di puttana. Si è immaginato tutto. Timmy! Non lo ha fatto. Brutto stronzo. Amici del procione, pensateci voi. Ok, come al solito lui sfugge. Sì. Ok, facciamo combattere loro. Intracciare il procione e i suoi amici è un grosso errore. Esatto, diglielo, coso. Praticamente c'è questa faida, no? Tra amici della libertà e il procione e i suoi amici. Perché il procione e i suoi amici in realtà prima era insieme a tutti, poi però si è distaccato e quindi adesso sono nemici. Il novellino qui vi farà il culo. Ok, speriamo. Ha troppa fiducia in me. Adesso abbiamo pure Blaster, per esatto, cui... ed è quello che uso io principalmente perché preferisco. Quindi tra Twig e cosa che... Tra Twig e Craig, Twig e Craig, porco Giuda, più impronunciabili insieme non esistono, c'è una storia d'amore qui. Esatto, a sì, a quanto pare sì, ovviamente sempre considerando che sono dei bambini, cioè... Quindi la, relativamente... La segna del cazzo è fantastica. Io direi di usare subito il potere... Il potere di Striscia. Oh mio sì, Dio. Sì, 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 è bellissimo. Appero. Ma che carino Striscia. Un'invocazione niente male, signori, che ha tolto 126 al nostro token, cioè al nostro avversario token. Attenzione, perché questo è il combattimento, signori, uno dei combattimenti più significativi di tutto il gioco, almeno all'inizio, almeno a questa fino a dove siamo arrivati adesso. Però dobbiamo vincerlo, cara amica. Dai, dai, sta morendo. È morto? Molto bene. Siamo 3 contro 1, dai. Adesso manca solo Mysterio. Per quanto immortale sia, Ok, colpiamolo. Ma io me ne frego e l'abbiamo battuti. Hai vinto, vittoria. 26 centesimi. Ho vinto la fanfiction di Super Craig. Sì. Che sono meglio delle fanfiction che fanno su me, Gian Andrea Muia, oppure su di lei e Chiara Preziosa. Esatto. Bel lavoro, novellino! Ci stai dentro! Ehi, e il procione? Merda, andiamo! Quello se ne va sempre. Giustamente si sottrae. Procione, che è successo? Chi mi è scappato? Mi ha completamente fottuto la mente. Non stai è vero. Bene. No, sul serio, mi ha spappolato il cervello. L'ho preso, abbiamo combattuto, ma i suoi poteri sono troppo forti. Sì. Quindi non è servito a nulla? Non proprio. Ho il suo cellulare. Davvero? Però deve esserci qualche indizio. Super Craig lo può analizzare una volta alla base. Super Craig lo può analizzare il telefono. Noi ragazzi stiamo privilegiando la missione principale di questo gioco proprio per goderci insieme a voi la storia principale. Poi le missioni secondarie le faremo in un secondo momento, esatto, oppure sì, per i fatti nostri. Rieccoci nella base del procione, come spesso succede. Hai trovato Super Craig? Analizzare. Il telefono di Timmy è pieno di appunti. Dice che una ragazza potrebbe sapere tutto sulle attività criminali. Che ragazza? Dice solo, prova la ragazza col cazzo tatuato. Cosa? Quale ragazza ha il tatuaggio di un cazzo? Non saprei. Gli amici della libertà pensano che sia lei la chiave per trovare il gatto. Se gli amici della libertà la trovano prima di noi, avranno i $100 di ricompensa. Questo non succederà. Impediremo agli amici della libertà di avere una serie, ad ogni costo. Dobbiamo trovare la ragazza col tatuaggio, stanotte. Basta ragione. Usciamo dalle nostre case stanotte e perlustriamo la città. Che dici, novellino? Sei con noi? Ok. La ragazza col cazzo tatuato. Se vuoi far parte del procione suoi amici, devi imparare a comunicare. In effetti. Sì, ma chi gli ha detto di unirsi a noi? Andateci piano. Ha sofferto molto. Quando aveva 6 anni, suo padre si è fatto sua madre.
dispiace, era giusto che conoscessero la tua tragica giusto, storia. Giusto, è giusto, quel che è giusto. Benjamin non si fida perché suo padre si è fatto sua madre e non ha potuto impedirlo. Ma non ha senso! Come può? La persona di cui ti fidi fare questo è la persona che ami di più. Cartman, tutti i nostri padri scopano le nostre madri. Ecco. Funziona così, papà, scopano le mamme. Guarda, è vero? Quindi anche tuo padre si è fottuto tua madre, Kyle? Sì, i miei hanno scopato, per questo sono qui. Sì. Non rubare la storia, non è bello. Sei proprio un idiota. Tutte le persone vive sulla Terra hanno genitori che hanno scopato. Fermo, fermo, questo non, non è importante tutte, ora. Troviamo la ragazza con il tatuaggio. Torniamo a casa a prepararci per le missioni della sera. Ok, amici del prigione. Ok, hanno glissato. Va tutto bene, calmati. Hanno glissato. Kyle e Stan sono di solito più maturi sotto certi punti di vista. Stasera aiuterai uno del procione e i suoi amici. Esci quando i tuoi saranno addormentati. Ti dico tutto dopo. Però Cartman è più geniale. Vuoi toglierti questo però? Sì. No, no, voglio stare te qui. Te lo tieni? Me lo tengo, okay. Sì, dai. Ah, ma con Cartman non mi posso fatti fare la foto? Supereroina, su. Fatti una supereroina, eh? No, non posso fare la foto. Niente foto per adesso, allora, credo che sia la foto suprema. Torna al covo del procione, è quello che abbiamo fatto adesso, però credo che adesso dobbiamo si debba fare altro. Cos'è notte? Ah, dobbiamo andare a letto e svegliarci di notte, sì. In pratica. E magari troveremo di nuovo mio padre che si fa mia madre. Ok, adesso dobbiamo andare a dormire. Tra l'altro cioè, voglio salutare Walter Rivetti, che è il direttore del doppiaggio di questo gioco, da quel sì, che ho capito che è stato qui sotto nei commenti. Lo salutiamo per l'ottimo e lo ringraziamo anche per l'ottimo lavoro svolto, così come tutti i doppiatori, in particolare io ho un debole per Francesca Vettori, che è la doppiatrice di Cartman. Esatto. Eccezionale, ma tutti bravissimi. Salutiamo davvero, perché mi sono tolto il costume perché me l'ha chiesto di nuovo. Sì, sì. E fai parlologo della scuola adesso? Hai risposto al telefono? Proprio non capisci, cazzo! Nostro figlio ha sentito il bisogno di parlare con uno psicologo. No. La cosa non ti sconvolge per niente? Gli hai detto la verità? No, non abbiamo affatto parlato di quello. Di cosa? Stupida troia! Ah. Rovini sempre tutto! Non starò qui a farmi dire queste cose da un fattone del cazzo! Un fattone di merendine. Certo, affoga pure i tuoi problemi nello chardonnay, stupida troia! Oh, ciao, Best! Ti sei divertito con gli amici? Beh, sono esausto. Sono pronto per dormire. La cena è in tavola, se vuoi. Ma poi si fila a letto. Fattone. Alcolizzata. Ma quale sarà la verità su questo bambino con la barba? Non si sa. Non lo so. Allora, adesso dobbiamo andare a dormire, in sostanza. Sì. Comunque, ragazzi, finora bellissimo. Ancora sta aggiornando, ragazzi. Sta aggiornando l'Xbox. Esatto, ok. Cena, non andare a letto a fare. Devi mangiare. Devo prima mangiare. Ok, ho preso altre cose. Ciuffone. Twilight, il costume da vampiro. Sblocco sempre oggetti nuovi. È triste. Che tristezza, per un bambino solo, lasciato lì. Non è giusto. Oh, non ha neanche tanta fame. Attenzione, momento commovente. Niente, è rinunciata, va a dormire. Oh, nessun bambino dovrebbe mangiare così da solo. Nessun bambino con la barba. Con la barba soprattutto. Ok, dormiamo. Nessun bambino dovrebbe avere un Xbox One che si aggiorna ancora dopo 3 giorni al 24%. Tesoro mio, voglio che tu sappia che qualunque cosa accada, mamma ti amerà sempre. Ah, ok. Notte, tesoro. Che carino. C'è il sole ancora. Cioè, al tramonto vanno. È l'ora dei mostri. Purtroppo per loro, però, di notte esce anche l'ora dei mostri. Il procione. E so cazzi. Fuggi da casa tua. Oh. Ok, mi resto. Ecco perché devo togliermelo, perché poi devo fare il figo. Esatto. Ok, qua lasciate aggiornare che magari dopo posso giocare. Dobbiamo trovare la donna col tatuaggio del cazzo. Okay. Probabilmente o è Mr. Maso. Ma che attenzione, c'è qua? Un bong. Ah, è tu, mio padre. Allora è veramente un fattone del cazzo. Guarda, ci sono canne. Abbiamo trovato facilmente la chiave, insomma, era qui. Ok, trovato. Non è stato difficile. E usciamo. Devo dire ottima, ottima sicurezza in casa. Ah, tranquilli, ecco qui, Capitan Diabete. Sì. Capitan Diabete. Alla siringa di insulina. Questo ragazzo ha il diabete. Succo di frutta. Vado con il pieno controllo del potere del diabete. Era un bimbo delle elementari come tanti. Ma un giorno un assurdo esperimento ha trasformato il mio diabete in una forza sovrumana. Oh, ma che carino il diabete. Aiutate,
cerchiamo una donna che potrebbe conoscere dove è il gatto scomparso. Sì. Seguimi. Quella col tatuaggio del cazzo, lui per esempio è Renato Novara, anche a lui vanno i nostri complimenti. Esatto. Man mano che li riconosceremo faremo i complimenti a tutti, però le voci italiane sono veramente fantastiche. Allora andiamo a casa di Kyle. Piacente, ma Capitan Diabete non può lasciarla guidare. Sono in grado di guidare, ok? Ora sparite. Perfettamente in grado. Ehi, dammi le mie chiavi. Non in quelle condizioni. Sto bene, ok, guarda. Sto bene, ok? Dammi le chiavi, vai. Gliele ridarò domani. Dammi le chiavi, piccolo pezzo di merda. Ma no, il combattimento contro Randy. Il padre di Stan. Dai che ce la stiamo facendo. Tra l'altro lo stiamo aiutando implicitamente. Esatto. Indirettamente, anzi, se vogliamo. No, lo stiamo aiutando e basta. Sì, indirettamente, nel senso che picchiandolo lo stiamo aiutando. Non picchio i bambini, ma la cosa comincia a okay. Abbiamo il potere definitivo, ma lo overkilleremmo. No, vabbè, ma già col fuoco forse è morto. No, no. Overkilliamolo, dai. Vabbè, dai, lo overkilliamo, che ce ne fatta a noi. Ah! È la Madonna. Fatality abbiamo fatto. È quella della brutalista, però, Sì. Abbiamo pure il potere definitivo del blaster. Sì, però preferivo questa che tipo fatality. Ok. L'abbiamo devastato per salvarlo. E soprattutto abbiamo scoperto che lo stalker di sua moglie, cioè di Sharon, è lui stesso. Lui stesso ubriaco, però. Ma è proprio quello che mi sarei aspettato da Randy Marsh. È proprio così. Gli spacchiamo pure la cassetta della posta. Scorciatoia e soffitta. Il procione ci permette di usarla. Molto bene. Ok, in soffitta. A volte quando mangio troppo zucchero mi infurio e divento fortissimo. La chiamo rabbia diabetica. Rabbia diabetica. In realtà sta male. Ottimo lavoro. Oh, quando mangio troppo zucchero, mamma mia, ma che carino. Ma è tipico, no, dei bambini vedere il lato positivo di ogni cosa. Questa è la base segreta di Aquilon Man. Non di tutti i bambini, io da piccolo ero un pessimista. Il procione dice che è colpa di mia madre che ha scorreggiato mentre mi partoriva ed è per questo che ho diabete. Ma io non penso che sia questo il motivo. Credo che sia un dono per combattere il crimine. Ha scorreggiato mentre partoriva sua madre e questo gli ha causato il diabete. Questo è tipico di Cartman, raccontare queste stupidaggini. Ragazzi, se dovete farmi morire qui però di risate. Ragazzi, spacca il computer. Okay. Io non ho una base segreta, ma se ce l'avessi, almeno la pulirei se aspettassi dei super ospiti. Esatto. Non ci ha neanche preparato la scala. Aspetta, che ci hanno anche preparato la scala. Aspetta, qua c'è uno yoi. Eccola, l'angelo di neve. Il doppio angelo di neve tra Craig e Twig. Non aver paura. Il ventilatore. Non montato al contrario, suppongo. Serve a volare dall'altro lato, forse. Vabbè, intanto andiamo, va. Ci siamo. Molto all'Assassin's Creed questa. Esatto, qua. Sì. Ho il vestito giusto. Il capito eroe e il suo aiutante si calano nell'oscurità. Pronti a colpire il male e a portare la pace in città. Pensi che il diabete venga perché la madre scorreggia durante il parto? Il procione se l'ha inventato per abbassare l'autostima di Capitan Diabete. Come puoi vedere, South Park è tutta un'altra cosa quando scende la notte. Sì, c'è la lava. Dobbiamo entrare sempre al Peppermint Hippo. Andiamo verso la piazza. In effetti sì, è un bordello sotto. Ma schifo, cioè. Però le puttane, le... Mamma mia, oh. E che? Wow, questi spaccano, cazzo. Ma chi? La miglior band del mondo, cazzo. Ma quale band? Ah, c'è un concerto. Tutti che devono andare al bagno pubblico, che palle i concerti quando sono così. Che devo fare? Andate in fondo, stronzi. Vediamo. La mia rabbia diabetica ci aiuterà. In che modo? No, si non beve bere il succo lo di zucchero. Frutta. Ecco che arriva. Lo zucchero. Eh? Oh! Ah, allora è vero. Il diabete quindi fa diventare forti. Oddio, è troppo. Serve insulina. Insulina subito. Vai. Ok. Sono tornato normale. Hai visto con quale maestria ho imparato a controllare il mio diabete? Sì, non è una cosa bellissima. No, ragazzi, se avete il diabete che è una cosa molto brutta, no. Se non altro ci si sdrammatizza su, insomma. Ci stiamo sdrammatizzando su, Eva. Ok, mi sa che è un locale losco. Sì. Peppermint Hippo. È qui che troveremo la ragazza. Sì. Ok, se non vado errato, questa parte che stiamo per fare l'abbiamo giocata alle 3 di quest'anno. Sì, alle 3 vero, del 2017. Però non anticipiamo niente, ragazzi. Non anticipiamo nulla anche zero. Perché ci abbiamo capito poco. Perché c'era un bordello lì ed era in inglese. Scusate, voi non avete 21 anni. Ora fatti da parte. L'inglese, io però, sono Capitan Diabete. Devo parlare con le signorine dentro. Sparisci prima che ti butti fuori. Secondo me dobbiamo andare da dietro al retro. Ah, sì.
Che dici? Ci sarà un altro ingresso? Stripper artigianale. Infatti, vedi? Ok. Questa parte non l'abbiamo fatta tutta. No. Eravamo già dentro il locale. Sì. Ma, ok. Talento investigativo, troviamo il modo di salire lassù. Lui, okay, col potere del diabete non può abbattere la cabina telefonica? Diabete, certo. Entrerati da parte, aiutante. No, di nuovo. Te l'ho detto, il potere del diabete. Non lo voglio spingere. Ma cazzo sei efficace. Cioè, io non conosco nessuno col diabete che faccia queste cose quando è sotto effetto di zuccheri. Ok. Dopo di te. Ok, spero di non dovertelo far fare più. Beh. Mamma mia. Ma cosa c'è nel tetto? Un preservativo usato attaccato al soffitto. Che schifo. No! No, succo del gentiluomo, no, rischio biologico altissimo. Salviettina sporca, ma che schifo. Ok, entriamo. Ma perché? Che cosa ci faceva un profilattico sul tetto? Attenzione! Entrati nello strip club. Una di loro ha informazioni sul gatto scomparso. Ma chi? Possiamo fare solo una cosa. Dobbiamo sceglierne una e portarla nella sala VIP. Scegli tu e fammi fare. È quella col tatuaggio del cazzo. Esatto, dobbiamo trovare quella. Cioè, questo è il punto. Trova una spogliatoia della sala privé. Allora, parliamo con questa. Sì. Ok, questa dice la sirenita dietro il bar, giustamente. Vediamo. Cosa ci dice il DJ? Posso parlare, faccio il DJ in un night. E questo l'abbiamo capito. Questo va bene, quest'altra signorina. Non sei troppo giovane per stare qui. Sì, ma non farti troppe domande, cara. Sì, e lei? Quando avrai 21 anni ti lascerò ciucciare le mie protesi. D'accordo, non ma so tu bene. Ne avrai 40, no, ne avrai 50, 60, vabbè, una milf, dai. Non hai avuto fortuna? Io ho trovato un paio di tizi. Ricordati di stare al gioco. Sì. Ehi, ragazze, pronte? Non siamo ragazze. Questa è la tua amica? Davvero niente male. Praticamente sono ubriachi e ci vedono come quello che non siamo, cioè delle ragazze. Non so, cioè, Basha è meglio. Tu invece prenditi quella che va. Cioè loro non cercavano due bambini. No, cercavano due ragazze. Loro cercavano due ragazze e stanno pensando che loro siano ragazze. Ok. Dopo si parla. Ah, ok. Dio santo. Allora, signori, avete mai ballato con una ragazza con un pene tatuato? Tesoro, non siamo venuti qui per parlare. Quando avrai finito di strusciarti sul nostro pacco. Ah, va bene. Beh, oh, va bene. Sai che significa? Attenzione, lap dance minigame. Oh mio Dio, ragazzi, madonna, non sono pronto per questa cosa. Beh, l'importante è che almeno psicologicamente noi siamo a posto, no? Cioè, sì, sappiamo che questi due gentiluomini qui sono semplicemente ubriachi e volevano, diciamo che pensavano di andare con due ragazze. Perché onestamente quando abbiamo giocato alle tre pensavamo che proprio volessero andare con due bambini. Sì, infatti questa cosa mi aveva confuso. Invece sono... Questa cosa ci sta galvanizzando, ci sta consolando. Mi stai rovinando la festa. Ci stai scorreggiando. Un po' sì. Scorreggiando. Mi viene da vomitare. Appunto. Vediamo, vai. Non stai appestando tutto, non ce la vedi. Oh, merda. Oddio, mi sento male, ragazzi. Devo dire che così, tradotto in italiano e vista adesso, mi sembra molto meno volgare di come l'avevo interpretata alle tre. E soprattutto mi sembra molto più leggera. E sono contento. No, fermati, parliamo e basta. Ok, l'abbiamo costretta a parlare, finalmente. No, ragazzi, bellissimo. È ora di parlare. Parlare? Ah, perché? Sentiamo, qual è il vostro lavoro? E avete mai ballato con una ragazza con un pene tatuato? Perché continui a parlare di una con un pene tatuato? Sì, classe, si chiama così. Si chiama classe? Classi con la C, è un cazzillo che si piega a forma di L prima di ASS come assorrita. Ma certo, ecco il perché. Abbiamo il nome finalmente. Andiamo! Ma che dici? Non ho mai avuto un'esperienza peggiore nella abbiamo scorreggiato in faccia. Ho solo voi non uscirete da qui. Non sono una spogliarellista, io sono Capitan Diabete! Cosa? Io e il mio aiutante abbiamo usato i nostri poteri per estorcervi le informazioni. Beh, non te ne farai un bel niente, Capitan Diabete. Attenzione. Ok, ragazzi. Sconfiggi i clienti VIP. Oh, merda, la mia erezione mi blocca.
Sì, ho ricevuto solo scoregge. Lui è rimasto scioccato per questa cosa delle scoregge. Sì, sì, quello però ha avuto un'erezione. Ecco, tu hai fatto una pessima performance qui. Adesso chiamo l'associazione consumatori. Mi avete fatto venire solo mezzo durello. Ma che vuole questo? Ok, uno è morto, cioè capo. Dai, devastiamolo, va, devastiamolo. Molto bene, molto bene, è quasi morto. Si è slogato il cazzo, attenzione. Molto bene, ed è fatto. Vabbè, dai, non è stato difficile, erano due ubriacozzi. Esperienza con le lap dance del Peppermint tipo, addio. Guarda che figo che è Capitan Diabete. Sì, tutto sommato non è male. Poi fa un ottimo twerking, devo dire. Ottimo lavoro. Ora torniamo al piano principale. Ora sul palco principale arriva un po' di peperoncino. Ecco a voi, Esmeralda. Esmeralda. Ecco. Ci sono. Il DJ chiama il nome di una spogliarellista e lei esce sul palco. Novellino, troviamo un modo per distrarre il DJ. D'accordo. Ci sono. Mia madre crolla sempre con il gin tonic. Facciamo il muro e mettiamoci qualcosa di forte. Così lo stendiamo. A preparare quel drink. Che devo preparare il gin tonic. Dobbiamo preparare il gin tonic, però con che... quale ricetta serve per il gin tonic? Cioè, quale ricetta dobbiamo seguire? Vediamo, vediamo un po'. Allora, un'ottima ricetta prevede uno schizzo di... Cos'è? Mostra componenti. Sì. Caccole e sperma, merda di ratto, gin tonic. Chiaramente un gin tonic si fa così, ragazzi. Se non lo fate così siete veramente assolutamente fuori pista. Carne secca congelata non va bene. Facciamo esplodere quella bombola, che dici? Però togliti. Wow, sembra pericoloso. No, la bombola magari. Ecco, 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 ecco. Ah, devo scorreggiare. Sì. È stato molto efficace, aiutante. Oppure potevi buttargli la scoreggia, no? Ho preso questo, ma perché caccole era conservato lì sopra? Caccole e sperma. Giustamente. No? In sostanza è semplicemente ogni buona massaia che si rispetti ce l'ha. È il gin tonic più le caccole più... Sì, perché è quello che è la, il plus, no? Il non plus ultra del... Secchio di maionella. Ti toglie le ali. Ah, scommetto okay. Che qui c'è qualche schifezza da mettere nel drink di quel DJ. Sì, sì. Tipo carne, merda di ratto perché ci sono i ratti. Ok. Prendiamo la scala. Ok, sì, prendiamo la scala. È tutto anche abbastanza, diciamo. Scusate, ma qui ho visto un extra. Sì, hai fatto bene. Hai preso un antidoto che ci servirà in combattimento. E qui abbiamo preso varie cose. Tra l'altro abbiamo preso un cocktail con vino. Potremmo già usarlo, ma no. Preferiamo inserire caccole, sperma e merda di ratto nel gin tonic del nostro DJ. Che ne va chiotto, ragazzi. Ok, perfetto. Però ci manca il gin tonic. Sì, ma proprio quello forse ce lo procuriamo facilmente. Qua, questo qua. Eccola. Sicuramente. Ma perché c'è il bambino? Sì, un bambino. Ok, abbiamo preso le mance. Abbiamo preso il gin tonic, oggetto chiave, molto bene. Prendiamo anche altro, ok. Va bene, cavatappi spuntato, va bene. Ok, adesso possiamo parlare, possiamo creare l'oggetto. Sì, craftiamolo. Come lo tocca lo sperma e le caccole? Poi perché l'ho sbrodolato tutto un po'? Ma non ti fare ste domande. Che schifo. Credi che faccia abbastanza schifo da mettere fuori combattimento il DJ? Sì. Sì. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Corregge. Mi spiace per quello che hai visto, ma non c'è niente a questo mondo che mi faccia infuriare più delle scoreggio. Risvegliano la rabbia annidata nelle profondità della mia anima. Perché è convinto che sua madre con lo scoreggio gli abbia causato il diabete. Il DJ ci metterà più tempo per farci chiamare classi. Okay. Molto bene, adesso è bello che è scoreggiato. Destino ha un regalo per voi sul palco principale. Sulle mani per testi. Finora, cioè, sul palco si stanno avvicendando dei cessi clamorosi. Bene, qualcuno ha offerto un drink al DJ, ma che bravi! Detto che è una libidine, il vostro DJ piace. Schifo. Qualcuno ha scorreggiato nel mio drink. Corro subito dalla faccia alle. Qualcuno ha scorreggiato nel mio. Dai ragazzi, un bel applauso e ricordate di dare la mancia alle... Ok, possiamo chiamare Classy. Chiama, diamo il benvenuto a Classy. Sì. Proprio così ragazzi, sta per arrivare Classy. Con la C e un cazzillo che si piega e forma la L prima di A e S come a Ferretta. Perché cazzo mi stai chiamando? Adesso non tocca a me. Perché la ma voce... aspetta, tu non sei il DJ. Maschile. Sì, deve essere lei. Oh merda, ma in che strada? Ci sono gli sbirri. Ma dove ce l'hai il cazzo, Eduardo? L'hai visto tu? No, non l'ho visto. Io neanche. Ok, seguiamo Classy, ragazzi. Abbiamo ottenuto il nostro obiettivo nel nightclub. Oh, ci sono tante cose da rivistare. E noi le rivistiamo. Sì, sì, sì. Globo abbacinante.
Okay. Tanto. Flacone di spray femminile, per quello che può significare. Attenzione, wow, troppe le donne. Spoglarelliste. Che brutte che sono. Fermali. Mamma mia. Oh mio Dio. Sono di terza categoria proprio. Già, toglietevi dai piedi. Da parte, signore. Capitan Diabete e l'aiutante devono interrogare quella spogliarelletta laggiù. Se volete arrivare a lei, dovrete prima passare sui nostri corpi. Mm. Fatevi sotto. Sono tutte bruttissime. Sì, 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 sono veramente di basso bordo. Avranno una bella lezione dalle nostre deliziose signorine. Ma chi che parla, il DJ? Un po' alla The Warriors, se vogliamo, eh. È un po' una citazione questa. Non siamo pagate per essere trattate così da dei mocciosi. Ecco il nostro fiore dell'appellazio preferito. Ecco a voi, Fuchsia. Succhia, l'insaziabile idrovora. Ah, però ha il suo perché questo attacco, eh? Attenzione! Volevo vedere il suo. Ah, guarda. Non fa scappare Classy. Non la facciamo scappare. Ok, dobbiamo andare avanti in pratica. Sì, dobbiamo ignorare loro. Intanto abbiamo il potere definitivo di Capitan Diabete e lo usiamo. Wow! Oh! Caramelle, lecca lecca e quant'altro per far aumentare la sua forza improvvisa. Che poi dovrà essere contrastata con l'insulina. Attenzione, bellissima questa cosa. Wow! Bam! È arrivata Ronda pure. Ronda non è male. Magari è maschio però. Prendili, Deretania. Deretania. Signore e signori, oh. Ecco la regina del Sadomaso, la vostra cosa? Mistress dei sogni, la regina del bondage. Tesoro, non sei pronto per questo coletto? Oh mio Dio. Ha un ombelico che sembra un orifizio. Ti stritolerò tra le mie. Guarda, fronte. Vedi? Oh mio Dio, non ragazzi. Da questo culo. Bam! Oh sì, tesoro. È la Madonna. Oddio, ragazzi. Oh mio Dio, c'è il. Ma ancora quello è viva. Evita. Spontanea Deretania. Che okay, levatevi che dobbiamo evitare Deretania. Evitatela pure voi, non vedete che ingurgita qualsiasi cosa ricapiti sotto tiro con il suo culone. Aia. Ah, quindi c'è proprio il tempo. Lei fa face sitting. Cioè face sitting è il nome, dice tutto, no? Mi devo sbrigare, capito? Questo combattimento è molto particolare perché abbiamo da un lato una minaccia che però tende a spingerci verso una minaccia più grande. È abbastanza bella come cosa, diciamo. Molto particolare, sì. Molto nuova. Attenzione, sto sudando freddo, veramente. Non è facile questo combattimento, ragazzi. Lo abbiamo forse sottovalutato, speriamo di no. Cioè, speriamo di essere ancora in tempo per riuscirci. Ok, passa il turno e allontaniamo. Ok, con lui ammazza lei. Bravissima. Okay. Benissimo, forse ce l'abbiamo fatta. Succo, dammi la forza. Succo. Le mie chiappe sono assetate di sangue. D'accordo. Dai, spontanea non Deretania. Sono belle cose da dirsi. Spontanea Deretania. Ce l'abbiamo fatta. Non ne avrete mai vita. Ah. Non lasciamola scappare. No, non la dobbiamo. Ragazzi, che combattimento. Cioè, scusate, deve essere anche con i draghi di abbiamo coso. Vinto, però ne è valsa la pena per 26 centesimi, direi di sì. Ecco. Ehi, dove c'è la sua tatuaggio? Non lo so. Ci sono gli sbirri. Cosa? Avanti, entra. Non ci sono gli sbirri. Su, sparisci. Non ho paura di usare questo giocattolo. Sono due bambini. Ah. Che cretino ha sparato sul ristorantino. Entriamo in quel ristorante. Ok. Dobbiamo solo sollevare quel cartello. Ci vuole il potere del diabete. Tu, diabete. Da parte, aiutante. Adesso è il momento della mia rabbia diabetica. Secondo me ha esagerato con gli zuccheri, eh. Tu dici? Secondo me. Ma lui ha imparato a usare i suoi poteri. Dici? No, non ce la fa neanche lui in realtà. Aia. Oh. Neanche la mia rabbia riesce a spostare quel cartello. Però intanto l'insulina te la devi fare, eh? Oh cavolo. È troppo alta. Mi serve l'insulina. Serve la mia. No. Oh, no. Wow. Accidenti, cavoli, non ho più insulina. Oh mio Dio. Ho bevuto il succo di mela, ma non ho insulina. Andrò in coma diabetico. Devi aiutarmi. Oddio. Sto morendo. Oh no. Mamma. Sto morendo. Qualcuno mi. Per oddio. Favore. Dobbiamo salvarlo. Cosa faccio? Troviamo qualcosa. No, non volevo. No, cioè, perché gli scorreggi in faccia uno che è svenuto per il diabete? Qui parla il procione. Okay. Lì come procede? Male. Tutto bene lì? No. Grande, fatemi sapere. No! No, non è tutto. Rientra?
Sai cosa rende terribili le mie scorregge? La cucina casalinga Tex-Mex. Sì. Cosa c'è? Abbiamo il burrito. No, non possiamo dare nient'altro. Non una semplice cucina Tex-Mex. Deve essere qualcosa di speciale. Ok, però... che succede? Sai cosa fare, novellino? Veramente no, però proviamo. Premi X per mangiare l'incirito. E che cosa mi fornisce? Vediamo a cosa ci serve. Una mega scorreggia. Tieni premuto R2 e L2. Ok. Okay. Crea un glitch nello stato delle cose degli esseri viventi. Ah, perché lui aveva detto che le scorreggie possono anche plasmare lo spazio e il tempo. Sono vivo. Oh, cosa mio Dio! Un attimo. Geniale. Ma che succede? Pensavo di essere morto per il diabete. Questa è una cosa fantastica. Dio che mi porgeva la sua mano. Poi una scorreggia in faccia e ora sono qua. Sento ancora l'odore nelle mie narici. È più o meno come sei nato. Abbiamo sbloccato la scorreggia spazio-temporale. Ragazzi, il glitch scorreggia è fantastico. È incredibile. Torniamo dalla spogliarellista. Ascoltate, abbiamo trovato la femmina, ma è fuggita nel ristorante italiano. Chiedo subito rinforzi. Sentito? Andiamo tutti alla buca dei fagoncini.